Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a parlare di Binance Smart Chain e come collegare il wallet, l'estensione, MetaMask direttamente alla Binance Smart Chain. Ovviamente, dopo la sigla. Un grande aiuto che ci viene dato gratuitamente per capire Binance, terminologie e strutture inerenti alla Binance Smart Chain è per l'appunto Binance Academy, è un servizio gratuito che vi fa un po' da tutor per approcciarvi la prima volta a questi servizi. Andiamo un attimo a vedere che cos'è la Binance Smart Chain. Vi sarete accorti che sia nel momento in cui andate a fare un deposito o un prelievo, molte volte Binance vi chiederà quale network, quale chain utilizzare, se utilizzare Ethereum oppure BEP2 o il BEP20. Andiamo a vedere cosa sono queste terminologie, quali sono le differenze. Il BEP2 si riferisce alla Binance Chain e il BEP20 alla Binance Smart Chain. Allora, la Binance Chain è il primo approccio di Binance a creare una struttura come fulcro Binance Coin BNB che viene utilizzata per pagare le fee delle transazioni, degli scambi, è molto veloce e è nata per approcciare anche gli utenti all'utilizzo dei DEX decentralizzati. Piccolo problema che aveva la Binance Chain, non poteva fare da cross chain con ad esempio Ethereum e altre blockchain, quindi era un pochino limitata da questo punto. Per quanto riguarda la Binance Smart Chain, che è l'evoluzione della Binance Chain, è stato possibile così avviare delle serie di smart contract sulla Smart Chain che prima non potevano essere strutturati. E è stato avviato il ponte, il bridge di collegamento con la macchina virtuale di Ethereum. Quindi inizia un processo di cross-chain su Ethereum e poi anche su altre chain che vedremo in futuro. I vantaggi per gli utenti, per la Binance Smart Chain, sono ovviamente la grandissima velocità delle transazioni. Pagamenti, le fee ai minimi veramente basse rispetto a Ethereum e la possibilità appunto di utilizzare DEX decentralizzati a basso costo per quanto riguarda la DeFi, quindi la finanza decentralizzata. BNB in questo contesto viene utilizzato un po' proprio come succede sulla blockchain di Ethereum. Ethereum viene utilizzato per le fee, per il gas e anche in questo caso sulla Binance Smart Chain BNB viene utilizzato per pagare il gas, ovviamente a dei costi bassissimi che vanno dai 10 centesimi, 15 centesimi, 20 centesimi a seconda delle transazioni, quindi nettamente più economica di tutte le altre chain. Per interagire con la Binance Smart Chain occorrono dei wallet decentralizzati e io vi consiglio di utilizzare MetaMask. Magari all'inizio sembra essere un pochino complicato, ma è veramente facile da utilizzare, veloce e molto intuitivo. Vi faccio vedere come configurare MetaMask sulla Binance Smart Chain e anche per questo Binance Academy ci può aiutare, ci viene in soccorso, perché ci dà tutte le indicazioni, come potete vedere, come scaricare MetaMask, ma ho fatto anche un video in merito, come configurare il wallet, perché MetaMask gira principalmente su Ethereum, poi si riesce a interpolare anche adesso con altre chain e soprattutto con la DeFi, e vi spiega passo passo come impostare il wallet. Ma vediamo nel dettaglio. Una volta che avete scaricato l'estensione di MetaMask e l'avete configurato, vediamo un po' come lo metto su rete principale, vi apparirà come network principale Ethereum. Per andare a impostare la Binance Smart Chain bisogna andare in alto dove c'è scritto rete Ethereum, rete principale, quindi alla voce sopra account, andare su RPC personalizzato.
A questo punto non ci resta che copiare i dati che vedete qui a fianco al wallet, quindi smart chain, qua copiate l'indirizzo che vi viene dato, il chain ID 56, simbolo BNB e l'URL Binance Smart Chain. Si salva e a questo punto, anche se noi torniamo sulla rete principale Ethereum e poi andiamo a selezionare Binance Smart Chain, quindi Smart Chain, in questo caso veniamo portati alla versione Binance Smart Chain del wallet MetaMask. E per pagare le fee e gli spostamenti, ovviamente bisogna avere del BNB, perché diversamente da Ethereum Network, dove il gas viene pagato con Ethereum, su il network Binance Smart Chain le fee e i gas vengono pagati con BNB, quindi con Binance Smart, sì, scusate, con Binance Coin. Fatto ciò, noi abbiamo configurato il network di Binance e ogni qualvolta vogliamo interagire con la finanza decentralizzata con Binance Smart Chain, in automatico il nostro wallet MetaMask verrà collegato a questi DEX, a questi swap e in modo molto semplice, veloce, soprattutto economico, utilizzando BNB, riusciremo a interagire con queste applicazioni decentralizzate. Siamo arrivati alla fine di questo brevissimo tutorial, che comunque è molto utile per riuscire a utilizzare Binance Smart Chain, MetaMask e le applicazioni sulla DeFi. Vi lascerò il link in descrizione a tutti i documenti che abbiamo visto in questo video. Vi lascerò il link in descrizione, ma lo trovate anche sulla home page del mio canale YouTube, il link di Telegram per unirvi alla nostra community nel caso abbiate bisogno di supporto. Se no, potete anche tranquillamente commentare questo video, che cercherò di darvi assistenza nel modo migliore possibile. Questo video, come tutti gli altri, quello non fatevi problemi a contattarmi. Ovviamente, se vi unite alla community Telegram, ci sono degli altri amministratori e tutti gli utenti che possono darvi una mano. Ragazzi, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro, lasciatemi un like e condividete i miei video. Grazie a tutti.